dal cuore del Museo di Pestum in occasione dei dialoghi di archeologia aperti a tutto il Mediterraneo, con il piacere di questa notte al museo guidati da Emanuele Greco, diamo inizio a quello che portiamo nel cuore noi della penisola sorrentina al trentennale della scomparsa di Paola Zancani Montuoli. Ci sono delle notizie in merito relative proprio alla ricostruzione del Tempio delle Raion, che quasi sicuramente, promessoci anche da Gabriel Zubrigel, direttore dell'area archeologica di Pestum, ci sarà una rivisitazione, ci sono dei progetti in atto, perché alla luce delle ultime e più recenti scoperte della professoressa Greco sulle Raion alla foce del Sele, probabilmente ci sarà non la movimentazione di questa ricostruzione del Tempio che fu voluto, lo ricordiamo con fermezza, da Paola Zancani Montuori e Zanotti Bianchi, che comprarono i terreni, come ci ha raccontato Emanuele Greco, il professore, e la ricerca fatta lungo il fiume, quella barca nel salire e nello scendere per trovare il Tempio che decretava che qui c'era la Grecia, la Magna Grecia, la civiltà greca, e dall'altro, di fronte, alla destra del fiume Sele, c'erano i barbari. Nella nostra idea di Sorrentini, quella di celebrare questo anniversario speciale e particolare a 30 anni dalla morte, perché è scomparsa 1787-2017, c'è la visita al sito di Sibari, al sito di Museo di Reggio Calabria, per ritrovare e rivedere, alla luce di questo omaggio da rendergli, tutti i pinaches alla quale lei ha lavorato per la sistemazione e la messa in uso. Ma la sorpresa maggiore l'avremo sicuramente con il fare, e con quindi decretiamo l'apertura di questo omaggio alla donna Paola Zancani Montuori, qui dal cuore del Museo di Pestum, al centro e sul palcoscenico di questa 3 giorni intensissima di dialoghi di archeologia, diretta dal professore Emanuele Greco e attornati da tantissimi archeologi. Noi della penisola sorrentina siamo qui perché gran parte di questi amici archeologi li abbiamo avuti in una serie di lunghi inverni, a partire da 8-9 anni a questa parte, in tante edizioni, Luca Cerchiai, Carlo Recigno e tanti altri archeologi presenti a questa manifestazione o come relatori o come pubblico spettatore.